Amici carissimi, torniamo all'icona degli operai chiamati a lavorare nella vigna. Perché torniamo a questa icona? Perché Gesù racconta in questo capitolo 21, quindi appena il capitolo successivo a quello della parabola dei vignaioli chiamati in diverse ore della giornata, racconta un'altra parabola sui vignaioli, ma questa volta ha un colore diverso, anche un contenuto diverso. Mentre in quella il padrone della vigna esce 5 volte nella giornata e vede questi uomini senza lavoro, li chiama a lavorare nella vigna e poi conclude dicendo che gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi. In questa parabola c'è qualcosa di più drammatico, perché ci avviciniamo ai giorni della passione e morte di Gesù. E quindi in un certo senso è come se Gesù volesse preparare i suoi discepoli, preparare la folla all'evento della sua passione e morte, da una parte. Dall'altra vuole continuare il tema della parabola del padre e dei due figli. Il primo dice subito sì, ma non va a lavorare, il secondo dice non ne ho voglia, ma poi si pente e va a lavorare. Adesso prese il rapporto non è fra il padrone della vigna e gli operai, ma è fra gli operai e il figlio del padrone della vigna. Difatti la parabola racconta di operai che a un certo punto si vedono così. Si trovano a dover accogliere la visita di un servitore mandato dal padrone per riscuotere quello che loro devono. E questi vignaioli si mostrano particolarmente violenti perché sanno di lavorare in una vigna non loro e abusano del loro servizio per quasi impossessarsi della vigna. Cioè sono violenti, tradiscono l'impegno assunto, tradiscono la parola data e così bastonano il servo che era venuto a riscuotere la parte del raccolto. Poi manda un altro servo. E anche questo non solo lo bastonano, ma lo uccidono. E il padrone non si rassegna, non riesce a capire il perché di questa violenza, il perché di questa aggressività. Dopo aver mandato più volte dei servi, alla fine manda il figlio suo, perché pensa almeno avranno rispetto per mio figlio. Ma quegli operai pensano, se uccidiamo il figlio che è l'erede, allora la vigna sarà nostra. Ma in questa contorta progettazione, nella loro mente c'è anche l'idea di far morire il padrone, in modo che davvero essi possono diventare padroni della vigna. E probabilmente questa sequenza di violenza non si fermerà, perché poi litigheranno fra di loro per chi deve essere il padrone assoluto nella vigna. È una spirale di violenza che non fa fermare questi operai, non li fa fermare e così
Gesù racconta questa parabola per smascherare tutta la violenza che c'è dentro di noi, per farci capire che Israele, ma la Chiesa oggi, facilmente uccide i profeti, facilmente fa a meno di Dio e a volte uccide Dio. Noi viviamo ut si Deus non daretur, come se Dio non ci fosse. Anche se facciamo le cose di Dio, il nostro cuore è lontano da Dio. È il peccato di Adamo ed Eva che vogliono mettersi al posto di Dio. Così questi operai diventano violenti, pensano di essere padroni del mondo, padrone dei popoli, padroni della Chiesa, padroni della propria vita, ma noi siamo solo affittuari, non siamo padroni neanche della nostra vita. La vita ci è data in prestito e dobbiamo restituirla, ma moltiplicata, perché non è nostra, è un dono che va riconsegnato. Possa allora ciascuno di noi così cercare di snidare quell'animo violento che ci vive dentro, snidare quel desiderio di possesso, di supremazia che regna nella nostra anima, ed essere e dare davvero a Dio quello che è di Dio, compresa la nostra vita. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Arrivederci.